Signori, finalmente ci siamo! È giunto il momento di iniziare il mondo 16, ma prima di partire volevo ringraziarvi per tutto il supporto che avete dato nello scorso video, ovvero nel pool di Camilla. Mi raccomando, anche in questo video lasciate un fottio di like, così io sono sempre più spronato a registrare, a fare roba su questo titolo, ma non perdiamo tempo in chiacchiere e direi di iniziare immediatamente con il nuovo capitolo, ovvero il mondo 16, incontro. Lo apro insieme a voi per la prima volta, quindi non so che cosa ci aspetta. Partiamo immediatamente. Credo che possa andare bene anche questo team. Tanto ci andrà a selezionare, immagino, come sempre, il cavaliere. Partiamo. Siamo tipo all'inizio? Dove andiamo, Sua Altezza? I re di Canterbury del passato ci avevano avvertito sugli invasori sconosciuti. Forse troveremo degli indizi nel luogo dove riposano in pace. Non può essere! Ci ha seguito attraverso il teletrasporto? Kemmy! Quel cattivo è tornato! Teneteli forte! Velocità massima fino alle rovine di Canterbury! Beh, se questa è la velocità massima, cioè insomma, qui è la stessa cosa che è successa all'inizio. Capitano Eva! Poi viene colpita lei. Kemmy! Ma ci fa vedere che cosa succede in questo momento? Regina Camilla di Canterbury accetta il giudizio purificatore. È vero quel che si dice. Hai grandi abilità. Beth, comandante della 13ª legione. Come fai a sapere il mio nome? Io so tutto. So che voi invasori attaccherete il regno di Canterbury. E so che questo è il desiderio del Salvatore, il vostro capo. Che stai facendo? Ti devo chiedere un favore. Portami dal Salvatore. Quindi non è minimamente stata manipolata. Ho affrontato molte sfide per giungere qui. Ho sacrificato e sofferto molto. Ma alla fine ho raggiunto questa posizione. I cieli del mondo demoniaco sono belli come non mai. Questo cielo sarà eterno. Ma presto l'ombra del destino incomberà. Il nostro mondo tornerà alla sua forma originale, un'ultima volta. Quindi, aspetta ancora un po'. Mio dolce tesoro. A chi si può riferire? A Caden? Possibile? Qua, signori, partono tipo i videoteorie. Mi raccomando, lasciate like, perché vorrei farvi uscire anche tante, tante teorie. Vediamo che cosa c'è sta qua nel mondo 16. Ma se vedo che veramente siete interessatissime, tipo un botto di like, un botto di commenti, mi raccomando, ci fammo anche video teorie, che ho tanta roba in mente che vorrei illustrarvi, di cui vorrei parlare, insomma. Mi raccomando, lasciate sto like, tanto è gratuito, non vi costa nulla. E il mondo demonico si è spento? Si è spento un attimino, un blackout? Che figata, signori, che figata. Ogni mondo è più bello del precedente, per quanto riguarda le cutscene, perlomeno. This is a message for Demon World's ruler and the guardian. As long as Heavenhold is within my grasp, you have no chance of victory. No matter how long you endure or strive.
struggle, your defeat is inevitable. Therefore, I prepared a meeting to stop the meaningless bloodshed. But only the two of you are invited. The rest of you uninvited guests shouldn't get any ideas. Your precious comrades are with me, after all. I'll be waiting at our meeting place. Guardian. And the princess. Continua a non dire il suo nome. Ti prego, non dirlo fino alla fine, perché ho comunque delle teorie anche per quanto riguarda il nome della principessina. Ah! Cosa ha detto quella gigante? Che insolente! La farò a fette con la mia falce! State tutti calmi. È solo un ologramma. Il comandante della prima legione è ancora nel castello fluttuante. Ho fatto uno sbaglio. Avrei dovuto notare che la nave aveva le difese indebolite. Lilith, andrò io stessa a Emenwald. Ora basta, Irina. Il comandante degli invasori ha preso il controllo di Emenwald. Con i nostri poteri non possiamo fare nulla. Voi conoscete bene Emenwald, vero? È giunto il momento di raccontarci cos'è successo a Emenwald. Non sarebbe male come idea. 500 anni fa c'era un eroe di nome Kaden, che salvò il mondo dalla rovina. Durante le sue avventure ha udito una profezia delle divinità. Diceva che 500 anni dopo un nemico ignoto sarebbe giunto per distruggere il mondo. Kaden ha radunato i suoi compagni, con i quali aveva già salvato il mondo. Insieme hanno costruito un'arma gigante per sconfiggere i nemici del futuro. Io, Irina, signora del mondo demoniaco, e la regina Lilith del mondo umano, abbiamo combinato i nostri poteri per creare Heavenwood. Quindi, in poche parole, Lilith è una delle fondatrici. La spada leggendaria, la spada di luce, è la chiave per attivare Heavenwood. Kaden ha progettato Heavenwood in modo che solo chi controlla la spada possa attivare Heavenwood. Il suo scopo era quello di consegnare all'eroe futuro sia Heavenwood sia la chiave. Quindi la spada è una chiave, in poche parole. Ma quando Heavenwood sta per essere completata, grazie ai nostri sforzi, Kaden è svanito per non tornare mai più. Poco dopo, anche la regina Lily di Canterbury è morta in un incidente misterioso. Emenwald fu trascurato dalla guerra di riunificazione e troncò i rapporti con il mondo umano. È scomparso senza lasciare alcuna traccia. E come faceva a sapere Lorraine dell'esistenza di Heavenwood? Poi 500 anni dopo la sua scomparsa riapparse il mondo demoniaco, insieme alla spada leggendaria e a chi la controlla, il guardiano. Siccome è la spada leggendaria a scegliere il suo padrone, Heavenwood seguirà solo gli ordini del guardiano. Tuttavia, ora Heavenwood segue gli ordini del comandante degli invasori. Non è possibile scoprire come sia riuscito a divenire il padrone di Emenwald, finché Kaden è ancora disperso. E qua c'ho pure una teoria. Se fermiamo Emenwald attaccandolo è totalmente impossibile. E l'arma definitiva contro gli invasori non lo scalfiremo nemmeno. Quindi dobbiamo soddisfare le loro richieste? Non possiamo. Dobbiamo trovare un modo per neutralizzare Heavenwald. Guarda là! Sì, però non tremare che mi tremano pure gli occhi mentre cerco di leggere. E poi va a finire che leggo cazzi per altro. Heavenwald si avvicina!
Stanno pianificando un attacco. Non sento alcuna minaccia. Mi sembra di vedere qualcosa. Come se volessero accogliere degli ospiti. Questa luce è un dispositivo a curvatura per teletrasportare gli stranieri a Evenwood. Il fatto che riescano a usarlo significa che il comandante della prima legione ha il totale controllo su Evenwood. Ha preso il progetto di un film di fantascienza di serie B? Stanno cercando di catturare il guardiano e la principessa? Se le parole del comandante della prima legione sono vere, non abbiamo altra scelta che consegnarglieli. Cosa stai dicendo? Il guardiano e la principessa non possono cadere in mano nemica! Hai ragione, non possiamo sottometterci a tale insolenza senza combattere. È una trappola, se seguiamo le sue istruzioni. Andiamo. Principessa, è troppo pericoloso. Se accettate le richieste del nemico, la vostra sicurezza non può essere garantita. So che è pericoloso, ma non posso stare a guardare mentre i miei amici combattono su Evenwood. Entrare nel cuore della base nemica da sole è un suicidio. Va tutto bene. Ora ci sono i nemici, ma fino a poco fa era casa nostra. C'è un modo per mandare dei rinforzi? È impossibile se qualcuno non ha autorizzato prova ad entrare. Sciocchi, ora guardate! Risolverò ogni cosa con la mia forza! Così verrà scaraventata a terra. In poche parole è una sorta di barriera che accetta solo chi viene chiamato? Fighissima sta cosa di Evenwood, praticamente è una fortezza inespugnabile quasi. Andrei comunque con voi principessa, mi raccomando signori, state tutti quanti attenti perché qua so cazzi amari. Squall, ho bisogno del tuo aiuto. Andrei ovunque, andiamo, andiamo principessa, andiamo. Semplicemente volevo dire state attenti mentre noi fammo roba. Finisco sempre per aver bisogno di voi. Accidenti, non c'è modo di aiutarli ora. Non preoccuparti, risolverò tutto e tornerò. Farò in modo di aiutarti da qui. Se perdi contro gli invasori, ti faccio a pezzi. Stavolta mi occuperò di abbattere il comandante. Principessa di Canterbury, state davvero bene? Ma certo! Da quel che ho potuto vedere, sei in grado di affrontare ogni difficoltà. Non dimenticare! Squall sarà sempre al vostro fianco! Certo, qualsiasi cosa accada, io e Squall staremo sempre insieme! Squall, andiamo! Ok. Che i dei li proteggano. Ci attaccano? Evenwood? Ci catturano? Sono androidi? Allarme intrusi! Ma come intrusi? Ci avete invitato voi, scusate! Eliminare gli intrusi che minacciano Evenwood! Prepararsi a far fuoco! Forse è giunta? No. Cosa fai al tuo padrone? Scusa, cioè, so io che comando qui, eh? E dai, eh? Non sei il nostro padrone! Il comandante della prima legione è il nostro padrone! Seguire gli ordini e eliminare gli intrusi.
perché fate questo? Aspetta! Stai commettendo un errore. Come un umano. Che dici? Sto solo proteggendo Evenwald, come mi ha ordinato il padrone. Le persone che il padrone ha invitato sono i vecchi padroni. Dopo un attento esame, la faccia da idiota assomiglia al nostro precedente padrone. Solo una persona ha un aspetto così stupido nei nostri archivi. Accompagniamoli. Voi tornate a fare la guardia ai vostri posti. Ricevuto. Voi seguitevi, il padrone mi aspetta. L'androide ha appena detto che il comandante della prima legione è il loro padrone. Penso che il loro aspetto sia cambiato. Quello degli androidi e anche quello di Evenwald. Sono davvero caduti nelle mani degli invasori? Nelle mani degli invasori. Che state facendo? Seguiteci, umani! Giustamente, cioè, stiamo qui a chiacchierare, scusate, mica dobbiamo perdere tempo. Cosa fai se sì, io raccatto elmi, viola, così, in giro per la mappa. Cioè, scusate, ci stiamo, vi devo seguire o posso andare un pochettino anche per i cazzi miei? Cioè, scusa, cioè, qua ci stanno degli elmi, vedi, io faccio un giretto. Mentre voi fate, io magari vi faccio una chiacchierata qua con le persone, sì, stiamo portando gli ospiti dal padrone, fatti da parte. Te muovi? Grazie, grazie, gentilissimi. Mi hanno abbandonato qui! Chi? Cosa? Che succede? Sei tipo calamitata? Ah, non riesco a muovermi! Non posso aiutarla perlomeno per il momento? Stanno a fare delle modifiche, credo, interessanti però Evenwald. Ci daranno a mano sta cosa? Hanno migliorato un botto. Perché mi sono bloccato? Perché la strada è bloccata? Me lo chiedo pure io. Guardi, aprite la porta! Il padrone ci ha ordinato di fare la guardia e di non aprire le porte. A differenza degli umani, gli androidi seguono gli ordini. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo prenderci una pausa finché la porta non si apre. Oh, grazie, vedi? Gentilissimi. Quindi adesso io posso prendere tipo questa e portare questo qui. Però non posso fare molto altro, immagino. Da questo lato ce ne sarà un altro, quindi vai. Ok. Oh, questa è la prima pausa che mi prendo da che è arrivato il nuovo padrone. Quindi devo continuare a seguirli. Maledizione. Posso fare nulla qua, vero? Eh no. Dobbiamo purtroppo, almeno per il momento, seguire qua a Gentaglia. Peccato, peccato. Elmi, come se non ci fosse un domani. Altri elmi nascosti qua dietro. E qua c'è palesemente un cubettino che non so come prendere per il momento. Posso spaccarlo, tipo, con l'arco. Cioè, hanno pure lasciato le armi. Quindi se ne stanno proprio altamente fregando di come siamo equipaggiati. Oh, tanti elmi, grazie. E quello lo devo, credo, portare lì per dare la corrente. Vabbè. Diamo la corrente. Qui la strada è bloccata, sti cazzo di androidi sono più stupidi del solito, eh. Proprio fottutamente deficienti. Vabbè, vabbè. Comunque, andiamo da questa parte e siamo arrivati prima di loro, ovviamente. Non li guardiamo. Che cazzo di fine avete fatto? Gli ordini erano di venire fin qui. Spero che vi divertiate con il padrone. Intanto che siete lì, potreste chiedere di farci aumentare le pause? Ah, così. Sai, i tuoi robot sono troppo stanchi, secondo me. Se dovrebbero riposare un pochettino. Il comandante degli invasori. Sì, ci aspetta, credo, una roba del genere. Squall! Non importa cosa accadrà, dobbiamo essere coraggiosi. Affronteremo ogni sfida che ci si presenterà. Ovviamente, principessino, ovviamente, non ci sentiamo molto bene. Andiamo. Comunque, prima di proseguire, ricapitoliamo un po' il tutto. Camilla, comandante della prima legione, ha preso il controllo di Evenwald. Il controllo di Evenwald può essere preso solamente dal proprietario dell'arma.
della spada dell'eroe, insomma, della chiave di Evenwald. Ora, Kaden sappiamo che era il guardiano, mentre Camilla è una regina che all'epoca poteva anche essere una principessa. Potrebbe essere in realtà Camilla Lily? Ci potrebbe stare come ragionamento, di conseguenza un po' come con il guardiano e la principessa, che sono entrambi in grado di governare, gestire la spada del guardiano. Entrambi sono i padroni di Evenwald. Camilla, in questo caso Lily, potrebbe effettivamente essere l'altra guardiana, l'altro padrone della spada. Cioè, potrebbe stare come ragionamento sta cosa? Signori, ho tante teorie in testa e ve le voglio illustrare, come detto, quindi lasciate un like, che poi fammo anche i video teorie una volta terminato il mondo 16. Ma continuiamo. Altri elmi. Potremmo curarci, ma non credo che ci serva molto. E... perché questi qua si illuminano così? Appena li clicchiamo, ci serve a qualcosa? Spero di sì, perché sennò li stiamo cliccando ad cazzum. Se stavano riposando... Posso fare qualcosa? Sembra di no, e non se ne spengono, quindi... Boh, vabbè, tipo luci. Non saprei. Salve! Abbiamo fame, possiamo mangiare qualcosa? Benvenuti, guardiano di Canterbury e principessa. Vi piace il mio bellissimo castello? Sì, figo, ci sta. Non possiamo tenerlo in comproprietà, mi scusi. Cioè, nel senso, in passato era pure no. Che simpatica persona! Sfortunatamente non è possibile. Tutto ciò che c'è qui mi appartiene. Che figata la spada rossa! Ma è bellissima! Ma che figata è? Ma perché noi ce l'abbiamo a Zulina? Quella a Zulina che fa altamente schifo. Quando c'è una spada rossa... Fighissima! Fighissima! La voglio! La voglio! Anche come costume, ma la voglio questa spada! Perché ci hai convocato? Andiamo dritti al punto. Non c'è alcuna fretta. Stimati ospiti come voi meritano un trattamento speciale. Vi ho organizzato un banchetto. Venire fin quassù deve avervi affaticato. Sedetevi, prego. Non mi posso sedere da quest'altra parte. Vabbè, prima di sedermi posso esplorare un attimino. Cioè, nel senso, magari c'è qualcosa da raccattare che poi mi devo rifare il giro. Se provare ad andare, scusa. Dove stai andando? È maleducazione ignorare la generosità dell'ospite. Ah! Cioè, non posso nemmeno tornare indietro. Vabbè, ma devo sedere. Sediamoci. Bene, cominciamo il banchetto. Marian, e anche Marvin! Ho preparato questo specialmente per voi, vi piace? Voglio provare quell'elmo, sembra fighissimo. Sfortunatamente, li ho creati in quantità specifiche. Cos'hai fatto, i miei amici? Li ha creati in quantità specifiche perché a lei servono gli eroi per attivare il pieno potere della spada. E quindi sta cercando noi, compresa la principessina... perché possiamo essere effettivamente gli eroi che sbloccano la spada. Oddio, ok. Cosa fate, i miei amici? Così, giusto per sapere. Non ci hai pensato anche tu? Come sarebbe vedere le cose dalla prospettiva di un invasore? Beh, tutto qui. Non avete intenzione di mangiare? Freddo non sarà altrettanto buono. Beh, il pollo, quasi, la coscetta, possiamo anche mangiare. Non possiamo fare niente, quindi obbediamo ai suoi ordini. Com'è? Finalmente posso ostentare le mie abilità culinarie. Ha cucinato lei? Lo stesso sapore dei pilaf che mangiavo da giovane. Ci ho messo il cuore, ne sono felice. Mi dispiace interrompere il tuo pasto, ma, guardiano... ho una domanda per te. Ti va di ascoltare mentre mangi? Sì, se però mi dà qualcos'altro da mangiare, cioè nel senso abbiamo finito tutto qui. Quando hai invaso Evenwald siete finiti nel mondo demoniaco, te lo ricordi? Ho sentito
Che hai incontrato qualcuno che ti somiglia? Sì. Come fai a saperlo? Sei uno stalker, mi sembra un po' una stronzata. Non c'è bisogno di sorprendersi. So già tutto di te. Cosa hai fatto quando hai incontrato l'altro guardiano? Che se lo ricordo, è passato un fottino di tempo. Ho fermato il ho combattuto e ho vinto. Giusto, so che hai vinto, se no non saremmo qui. Ma non dimenticare la principessa, ha combattuto con te. Senza l'aiuto della principessa? Non avresti potuto avvicinarti, figuriamoci, sconfiggere l'impostore. Ascoltami. La fortuna ti assiste. Riesci a superare ogni difficoltà grazie all'aiuto della principessa. Se la principessa non fosse accanto a te, cosa riusciresti a fare? Ci vuole separare la principessa. Ci vuole separare. È impossibile! Sarò sempre al fianco di Squall! Non importa cosa accadrà. Non importa quando saranno forti i nemici. Con i nostri poteri, combinati, possiamo sconfiggerli. Sei cresciuta molto, dolce principessina. La principessa che crede di superare le minacce future come in passato. Ma scoprirete che questa convinzione è proprio assurda. Solo poche ore fa, la legione degli invasori ha conquistato il mondo demoniaco. E tu, cosa hai fatto? Ho distrutto la nave degli invasori che attaccava il mondo demoniaco. Sì, avete unito le vostre poteri, insomma, con le divinità demoniache e avete distrutto la nave. Ma sapete la verità? L'italiano è andato a farsi fottere. Era solo una nave di una flotta immensa. Se la nostra flotta principale giungesse, spazzeremo via la città in un secondo. Cosa credete di poter fare contro di noi? Le forze degli invasori, le forze sono più forti. Oddio, dove è andato l'italiano? Se non li affronterete non avrete alcuna possibilità di vincere. L'arma definitiva per distruggerci è qui, Evenwald. Come pensi di agire? L'arma suprema per sconfiggere gli invasori, Evenwald, è in mano mia. Insieme alla speranza di poterci battere. Capisci quanto siate stati ingenui? Rinunciare a ogni speranza e accettare la sconfitta. Poi ci so pure io, non so parlare, insomma. Tutto ciò che vi resta. Fra italiano che se ne va, italiano che non so parlare, insomma. Avete capito. Guardi, io non mi arrendo. Che cazzo stiamo a fare, se no, scusi. Andiamo qua, ci arrendiamo e fine. Combattiamo, su, dai. Siamo prontissimi a morire male, tanto abbiamo un botto delle gemme. Kemi mi ha detto che i reali di Canterbury non si arrendono mai. Non importa quali sfide dovranno affrontare. So quanto basta, su quanto questa situazione sia dolorosa. So quanto questa situazione sia dolorosa. Vabbè, avete capito. Evenwald è in mano nemica, gli invasori ci hanno trascinato qui. Non possiamo ricevere aiuti dall'esterno. Siamo io e tu. Quindi siamo morti. Ma non è finita! Ah, no, non è finita. Vabbè, pensavo di sì. Ci riprenderemo Evenwald e riporteremo i fuori classe. In che senso i fuori classe? Non importa che sia tu metterai in mezzo il più potente di noi. Poi non ho fatto in tempo nemmeno perché ero concentrato a cercare di capire quello di prima. Noi veniamo con onore, proprio come i nostri antenati. È onorevole, principessa. Il pasto è terminato. Ma c'è sta ancora un botto di roba, ne abbiamo mangiato nulla. Per favore, ma no, c'è sta ancora un fottio di roba. Ma perché? Ma c'è ancora del cibo sul tavolo, ma gli buttate le sedie così, per un povera torta. E vabbè. Combattiamo?
E ora che il pasto è terminato, andiamo dritti al punto. Prima di tutto, voglio mostrarvi una cosa. Insomma, a sto giro non si gioca, signori. Se guarda solamente. Ho sentito la tua mancanza. Mio tesoro. Kemmy! È qui. Com'è possibile? Praticamente prequel che c'è stato, insomma. Non c'è bisogno di sorprendersi. Sono proprio io. Comandante degli invasori della regina Kamina, sei diventata più bella dell'ultima volta. Grazie! Io, Camilla, la precedente regina di Canterbury, sono la comandante degli invasori. Sì, ma perché diventa tipo un bambolotto di quelle che si mettono sulla macchina? Bugiardo, non è possibile che Kamina sia la comandante degli invasori. Ripeto, l'italiano qua è andato a farsi fotte, l'hanno tradotto malissimo tutto. Perché? Perché l'hai fatto? Ascolta bene, mio dolce tesoro. Ti dirò perché ho fatto questa scelta. Partirò dall'inizio. Avevo 14 anni. Quando mia madre mi disse che dovevo adempiere ai miei obblighi reali. E mi ha portato in un luogo che non avrei mai... che non avevo mai visto. C'erano numerose provette e rune magiche e... la spada leggendaria. La spada del campione, scoperta da Kaden, l'eroe, era lì. Mia madre mi disse che avrei ereditato la spada del campione e tutto il resto. E dopo pochi giorni è scomparsa senza lasciar traccia. Quindi la madre era lì. E non Camilla, però... dopo la sua scomparsa, la regina Lily, la mia antenata, è apparsa di fronte a me, quindi non ci sto accadendo più niente. La regina Lily mi ha raccontato che, secondo la profezia che l'eroe di 500 anni fa ricevette dagli dei, un nemico ignoto ci avrebbe presto invaso. L'unico modo per opporci era allevare il guardiano, l'eroe, il padrone della spada leggendaria. Io dovevo seguire la cerimonia di iniziazione per ottenere il potere di aiutare il guardiano. Questo era il dovere della famiglia reale nei confronti del regno di Canterbury. Questo cambia tutto, però. Cambia decisamente tutto. E per compiere il mio dovere ho iniziato a crescere il guardiano, che doveva essere l'eroe futuro. Sì, parlo proprio di Squall. So che non te ne ricordi, ma voi eravate sempre insieme, sin dalla più tenera età. Mi faceva sorridere vedervi giocare insieme. Sarebbe stato fantastico se quella felicità fosse continuata. Tuttavia, l'ombra oscura del futuro si estendeva su di noi. La spada leggendaria è l'eroe prescelto il guardiano. Difesa dei registri del passato e da quando indicato dalla profezia della regina Lily. Il guardiano era di una debolezza disarmante. Era come se qualcuno si fosse impadronito di potere che doveva essere suo. Dove sta l'italiano? Ho difficoltà a leggere. Il punto che la spada leggendaria, al punto che la spada leggendaria non riconosceva più la sua forza, credo. Una cosa del genere, cioè stava scritto, non ho fatto il tempo a leggere. La regina Lirin non ne fu contenta e mi guardì. Disse che la spada leggendaria doveva rispondere al guardiano a ogni costo. Ho provato di tutto, incluso farti trasferire a Emenwood. Tuttavia, è stato un fallimento. Io avevo fiducia nella veridicità della profezia del guardiano che salvava il mondo. La regina Lily e mia madre avevano seguito tale profezia. Era confermata da tante testimonianze del passato.
Allora, perché sembrava che ce ne stessimo che ci stessimo allontanando? C'era qualcosa che non esisteva nel passato che stava influenzando i risultati. Ed era la principessina! Il tempo passava, ma le mie domande restavano senza risposta. So tipo due facce della stessa medaglia, una roba del genere? Per questo possono utilizzare entrambi la spada, come al mio solito stavo andando dalla regina Lily per fare rapporto sulla situazione. Di che parli? Il medico della peste? Ho sentito la voce della regina Lily e ho spicciato dalla stanza. Stava parlando con qualcuno che non avevo mai visto. La profezia si sta disgregando. Tu, che ci sei così vicina, dovresti saperlo. No, la profezia non sbaglia mai. La scoperta della spada leggendaria. La costruzione di Evenwood, la nascita del guardiano. L'incursione degli invasori e il viaggio per trovare fuori classe e... la vittoria del guardiano nella battaglia finale, tutto! Hai dimenticato la parte più importante. La fine che ti ha trasformato in questo. Chi verrà dopo il guardiano e taglierà la testa al Salvatore? La fine del mondo! La profezia si stava realizzando senza alcun errore fino ad ora. Centinaia di volte! E la tua presenza patetica, nella prova! I tuoi tentativi di distruggere il cerchio sono uno sforzo inutile. Lily. Se il Salvatore scopre l'esistenza della variabile, cosa farai? Non importa. Cancellerò tutto prima che lo scopra. Non ne hai le capacità. Non è per questo che usi quella donna? La cerimonia di iniziazione avverrà fra un anno. Quando accadrà, il corpo di quella bambina sarà mio. E che cazzo, ma sono tutti cattivi! Vuoi parlare di queste cose noiose con qualcuno che non vedi da decenni? Sì. Allora sparisci! Il mio compito non è ancora terminato. Sono più confuso che persuaso. Ti hai imbrogliato. Se vuoi vivere, fuggi dalla fine della profezia. Fuggi dalla sua presa. Camilla! Ok? Da che ho scoperto la verità sulla profezia, ho deciso di ribellarmi alla regina Lily. Il Salvatore, il nome emerso dalla conversazione tra quei due. Il nemico ignoto, il leader degli invasori. Non sarebbe un modo per fermare la profezia? Per incontrare il Salvatore, mi sono diretta verso la nave madre degli invasori. Erano i nostri nemici, ma non c'era altro modo. Il Salvatore mi ha offerto un accordo. Se gli avessi rivelato tutte le informazioni, il Salvatore mi avrebbe dato il potere di sfidare la profezia. Ho accettato l'accordo e gli ho raccontato quello che sapevo. Dopo una lunga discussione, siamo arrivati alla medesima conclusione. Per fermare la profezia e impedire alla fine di raggiungerci, il guardiano B non avrebbe mai dovuto incontrare il Salvatore con la spada leggendaria tra le mani. Riferita a loro due. Sarebbe stato diverso dalla profezia. Il tuo percorso con il guardiano stava seguendo la direzione tracciata.
Era questione di tempo perché la profezia raggiungesse la sua fine. Lo sapevamo. Almeno finché il guardiano fosse rimasto il padrone della spada leggendaria e il personaggio principale della storia. Non aveva senso uccidere il guardiano. Era rimasta una sola via da percorrere. Io, che conoscevo Evenwald e la spada leggendaria, meglio di chiunque altro, dovevo divenire il comandante degli invasori. Poi rubare la spada leggendaria a Evenwald. Ma come hai fatto a controllarla? Visto che reagisce solo a capo, chi la sa utilizzare. Il mio primo assalto è stato un Evenwald per rubare Evenwald sotto le spoglie di un invasore del mondo demoniaco. È stato il mio secondo piano più studiato. Ok. Ed è stato un completo successo. Ho usato 4 batterie e 4 fuoriclasse preparati in precedenza. Per impossessarmi della spada leggendaria e di Evenwald. Quindi è sua perché comunque ha modificato la chiave in un qualche modo? Mio dolce tesorino, so che la mia storia è un po' difficile da seguire al momento, ma questo era l'unico modo per salvare il mondo dalla rovina. Kemmy. Ascoltatemi. Mi dispiace dirti questo, ma te ne devi andare per il bene di tutti. Se prendi questa spada leggendaria e ti ritroverai di fronte al Salvatore, leader degli invasori, questo mondo cadrà in rovina. Non rattristarti. Ci penserò io a proteggere la tua preziosa principessa, i fuoriclasse di Even e Evenwald al posto tuo. Quello che devi fare è morire per mano mia. Kemmy, basta per favore. Perché stiamo combattendo tra noi? Kemmy! Non preoccuparti, mio dolce tesoro. Quando tutto questo sarà finito, saremo di nuovo felici. Puoi aspettare ancora un po'? Che bontà, mio dolce tesorino. Kemmy! Non capisci? Se no, sarò io a spiegartelo. Come la tua morte sia l'unico modo per salvare il mondo. Sì, ma c'è qualcuno che non vuole farmi morire, hai capito? Cioè, nel senso, puoi provare ad ammazzarmi 20.000 volte, ma in un qualche modo dobbiamo vincere noi. Ok, credo che questa sia voluta come cosa. Mi sa che c'è sciotta, Te lo dico. Perché non gli fammo un cazzo, quindi. Va bene così. Facciamoci ammazzare, mi metto qua. Bravissimo. Ah, posto. Siamo morti? Non siamo morti. Cioè, non capisco. Siamo invulnerabili? Va bene. Siamo invulnerabili. Stai negando l'evidenza? Se è così, posso sconfiggerti ogni volta che sarà necessario. Questa volta è vero. E questo è il mio più grande potere. Grandissimo sto potere. Abbiamo fatto niente. Ok. Che insistenza. Sei debole, ma vuoi essere un eroe. Tuttavia ormai è finita. Da questo momento sono la sola padrona della spada leggendaria e di Evenwald. Per creare una storia che sia solo mia. Perciò la tua storia finisce qui.
C'avevo ragione io. C'è qualcuno che non vuole che moriamo male. Basta! Tu! Con il nostro potere non possiamo salvare questo mondo. Camilla. Tutti voi. Porta quell'invasore che sta fuggendo. Subito. Anche se ci sarà qualche deviazione. Il mio piano non fallirà. Aspetterò solo un po' di più. Mio dolce tesorino. E comunque, impazzita in un modo o nell'altro, signori, sta durando un fottio di tempo sto video. Mi dispiace veramente, non abbiamo fatto nulla. Posso provare a continuare, magari siamo giunti verso la fine, ma non saprei, cioè nel senso, cazzo, qua ci vogliono massacrare male, dobbiamo scappare malissimo, malissimo. Vabbè, se vuole male. No? Cazzo, mi sa che devo scendere. Volevo provare a zigzagare, però mi sa che dobbiamo andare proprio verso il basso e fare il giro così. Sì, abbiamo tanta altra scelta. Guarda come ti attaccano. Cioè, ti fanno mille attacchi. Cioè, stanno lanciando di tutto e di più addosso. Ci hanno pure preso. Però ok, in un modo nell'altro stiamo riuscendo a scappare. E se continua a correre, vabbè, però gli devo prima, cioè che cos'è. Che devo fare? Ok, vai giù. Figo, per carità, tutto molto molto figo. Però il video sta durando anche un fottio. Scusate, cioè, mi sembra un po' esagerato come cosa, no? Bellissimo, fighissimo il tutto, però quando finisce il primo stage, riusciremo a scappare? Ci cattureranno e dovremmo fuggire di nuovo da una qualche prigione. Ma soprattutto, dove siamo? È fantastico come comunque riusciamo a schivare tutti gli attacchi in un modo o nell'altro, eh? Stiamo subendo un fottio di danni perché stiamo cadendo di faccia comunque. Però, ok. Vabbè. Noi continuiamo a saltare. La gente vola. Noi ci stiamo praticamente arrampicando sul nulla, perché palesemente già era che ho lavato tutto, però ok, dai. Vediamo quasi, spero. Sì, dai, credo che siamo ormai arrivati. No, non siamo arrivati da nessuna parte. Che dobbiamo fare? Cioè, sta per esplodere anche quest'altro pezzo. E cadiamo nel vuoto. Quindi morti, fine. Probabilmente è finito lo stage, spero di sì, perché tiro troppo, abbiamo ricevuto un fottio di informazioni. Eh sì, siamo proprio caduti verso il basso. C'è quello che sembrerebbe essere Kaden. Immagine, la proiezione sembrerebbe lui, ma signori, lo scopriamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, like a tempesta, davvero un fottio di like per il prossimo episodio, che io probabilmente adesso registrerò di seguito, perché già mi sto infognando un botto. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti!